Aldo, ho un po' di ansia, sono in questo posto disolato, sta arrivando una macchina da lontano, sono in questo paese dove non c'è nessuno, in periferia, pizzichettone, ma io sto guardando in questo momento sto guardando se trovo le canne di bambù, eccole qua, le canne di bambù, ecco che si vedono. Canne di bambù, che belle, queste canne di bambù pizzichettone, sono qua vicino al fiume Adda, devo stare attento che il fiume non esondi in questo momento, sono proprio in riva al fiume, tocco questa canna di bambù, la tocco con le mie... Mamma, com'è dura questa canna di bambù, vorrei segarla, tagliarla, ma non è possibile, devo venire... con qualche arnese speciale, con una sega elettrica, perché poi queste canne di bambù mi servono soprattutto per fare le cornici dei quadri. Ecco il fiato che espelle dalla bocca mia, si vede, fa molto freddo, siamo a una temperatura di 0 gradi. Io ho il coraggio di essere in questo posto desolato, in mezzo a queste canne di bambù, a del legname, di fronte a me. Ora mi dirigo, pian pianino, in questo momento, verso la stazione di Ponte d'Adda. Sono molto prima di Cremona e sto guardando in questo bosco qua le meravigliose canne di bambù, dove ero già stato anni indietro. Ecco qua quante ce n'è, quante ce n'è. Ecco qua che fotografo bene. Eccole qui. Aldo in mezzo alle canne di bambù. Questa la voglio toccare. Ma che roba! Ma quanti secoli, quanti anni ci vuole crescere una canna di bambù così a segmenti? È una cosa eccezionale questo elemento vegetale che mi piace così tanto per la durezza corporea, che ha. E poi mi piace perché, io lo taglio in due e faccio le cornici esattamente dei miei quadri. Qua ce ne sono altre ancora, canne di bambù a pizzichettone, ma Leo, oggi sono arrivato in treno, ora mi avvio tra queste canne di bambù trovando il sentiero per arrivare alla stazione di Ponte d'Adda. Sono i miei piedi, sono io che viaggio nel percorso della mia vita attraverso le oscurità più impossibili. Vedo da lontano un passaggio livello, se una segnaletica che passa un treno. Stare molto attento in questo momento dove vado. Sta arrivando anche la nebbia. Io sono molto prima di Cremona e sono qui da solo in questo posto isolato dove sono io a contatto con la natura, con questo elemento vegetale come ho detto prima. Ecco il passaggio livello, sono quasi arrivato, meno male, sento un treno, è là in fondo la stazione, manca mezzo chilometro, alle 17:42 ho il treno per Lodi, sento un treno a semaforo rosso che arriva, eccolo, lo voglio fotografare, il treno, eccolo qua, questo va verso Cremona, verso Mantova, io aspetto il rispettivo treno, l'altro treno che torna indietro, perché qua siamo a binario unico, che va esattamente a Codogno, Lodi e poi Milano Stazione Centrale. Vi saluto da questo YouTube serale pieno di emozioni attraverso le canne di bambù.